Eccoci qua ragazzi, nuovo episodio 11esimo. Scusatemi la fine un po', come dire, troncata dell'ultimo episodio, ma come avete visto ho avuto un po' di problemi di registrazioni perché, vabbè, gli aggiornamenti di Windows, salta la luce, casini, lasciate stare. E abbiamo, ecco, occhio. Abbiamo un Joel infortunato seriamente, salvato per i capelli da Ellie, che adesso a sua volta però si trova praticamente imprigionata e catturata da questi maniaci che sono cannibali per passare, superare questo rigido inverno del Connecticut. È questo qui? Oddio, adesso mi viene il dubbio dello stato, però vabbè, cambia poco. Prendi l'accetta nuova, grazie. Joel, l'avete visto nell'ultimo episodio, è incazzato come una cazzo di iena contro questi qui, e quindi adesso dobbiamo farci largo per andare a salvare la nostra figlioccia, che abbiamo a lungo mal sopportato. Ma una volta aperto il cuore a Ellie, poi è stato amore a prima vista. No, non è vero, dai, in realtà. Però nel senso, dai, avete capito. Adesso sto tirando un po' troppo per esagerando, ma avete capito quello che volevo dire. Guardalo questo. Ci sono due modi per uscirne. Il tuo modo è morto per uscire da questo mondo. Vediamo se tu ti fai prendere per il collo al volo. No. Ok. Allora, andata così. Andata così. È andata così. Oh. Dai, ma stavo facendo l'accettata. Ma scusami, ma che cazzata è? Dovrei mettere, forse sai che dovrei mettere il pompa nella prima cosa. Aspetta, fammi fare un attimo questo cambio. O anche questo che non lo uso mai. Vabbè, non è molto il modo forse adesso, ma dovrei ricordarmi di averlo. Ecco, facciamo così. Vai. Quindi sì, insomma, ecco, la situazione è tragica al momento, perché è la prima volta che Ellie e Joel vengono separati da cause di forza maggiore, e si vede in entrambi i nostri personaggi che non è stata presa per nulla in maniera positiva questa distanza. Anzi. Ah, lo zaino di Ellie. Zaino di Ellie, eccolo qua. Mi scrive qualcosa? C'è magari qualcosa da leggere? No, non credo. Perché c'è lo zaino di Ellie? Libro mastro della carne, ahia. 23 marzo, 10 aprile, i chili di carne, già meglio, dobbiamo fare meglio. 2331 chili, la madonna. È qui. Oh Cristo. E qui anche Joel scopre. Devo trovarlo. Il fattaccio, ovvero che questi maniaci sono dei cazzo di cannibali. E non mi ricordo se poi si è salvato dallo scorso video o no. Stavo dicendo, questo mondo in cui noi viviamo questa avventura di The Last of Us è talmente crudo, è talmente che ha perso qualsiasi legge di base dell'umanità che noi conosciamo adesso, che già è sulla buona strada a finire qui, ma comunque non siamo ancora a questo punto, che anche il cannibalismo risulta, non dico normale, ma risulta quasi concepibile per le persone pur di sopravvivere. Adesso torniamo da Ellie, che era nel bel mezzo del combattimento con David. Eccoli qua. L'avevamo accoltellato un paio di volte, ma questo mica molla il colpo, eh. Vai, la macettata, brava. Ah,
Dai. Lui è ancora steso? Direi di no. Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Madonna mia. Questo è un no. Non è il tuo stile, Puoi provare a supplicarmi. Fanculo. Pensa di conoscermi, eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Ali! Basta! Basta! Non toccarmi! Sono io! Guardami! Sono io! Ha cercato di... È tutto ok, tutto ok. Ellie! Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Eccoci qua, primavera. Ragazzi, siamo tornati nei panni di Joel. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo, è un'ottima idea. Vedete come adesso è lui quello che istiga la conversazione, è lui quello che vuole tenere un rapporto, è lui quello che vuole alzare il morale del viaggio della coppia, perché lei ovviamente, come se tutto quello che le è successo prima non bastasse, è rimasta ovviamente scioccata e traumatizzata dall'accaduto. E qui che cazzo è successo esattamente? Oddio. Fotografia di famiglia. Oh mamma mia. Perdonaci. Questi hanno ucciso i loro figli, mi sembra, no? Direi di sì. Mi terrei il macete con tre colpi, guarda, a dir la verità. Allora, io aspetterei per avere i 100. Intanto, fammi fare questo. Ok, perfetto. Stavo dicendo come sono cambiate le cose, no? È chiaro che adesso Joel l'ha chiamata. Ah sì? Già. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone e tutti urlavano perché stava precipitando. E così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Bello! Non sono mai stata su un aereo. Non è strano? Beh, sai, i sogni sono sempre strani.
Vede come anche sono ormai completamente in confidenza l'uno con l'altro. Joe racconta a lei cosa vorrebbe fare in queste belle giornate qui di primavera. Lei racconta i sogni. Anzi, è Joe a chiedere, dai, racconta. Cioè, insomma, lo vedete, no? Lo sviluppo del rapporto tra i due, come era non più di 3-4 episodi fa e come adesso è completamente diverso, ecco. Noi, tra l'altro, non dimentichiamoci che siamo arrivati a Salt Lake City. Questa dovrebbe essere Salt Lake City, dove hanno fatto lo Star Game l'anno scorso della NBA. Qui niente NBA, niente lo Star Game, niente di niente. Anzi, perché come vedete anche qui è tutto distrutto. Però l'ospedale dovrebbe essere il punto dove nella memo vocale ho scritta, vabbè, adesso qui. Non mi ricordo. Un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Eh sì. Dovremmo trovare, dicevo, dalla nota alle luci. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. Eh sì. Eh sì, è proprio quello. Guarda qua, carri armate e tutto quanto. Qui, anche qui direi, a differenza di Boston, la situazione è andata decisamente più in malora. Ed è per questo, secondo me, anche che la Fedra... Vedete com'è silenziosa, Eliade? Anche per quello, secondo me, la Fedra a Boston erano veramente dei pezzi di merda, perché probabilmente comunque avevano sentito di queste situazioni successe negli altri posti e non volevano che anche a Boston facesse... anche Boston facesse la fine di questi posti qui. E ci sta. Certo, poi affamare la gente, un altro par di maniche, per amor di Dio. Questo cos'era? Una... sì, tipo roba della metro, dei treni, qualcosa del genere. Allora, se non ho visto male c'è una scala qui. Facciamo... potremmo usare quella scala. È lì? Ci siamo. No, ma lei non sta a sentire. Ellie. Cosa? La scala, dai. Giusto. E sono passati qui un paio di mesi, perché spring, primavera, era palesemente inverno, come avete visto prima, quindi sarà, non è che è passata una settimana, saranno passati 2 mesi, se non 3, da quello che abbiamo appena visto, quindi insomma... il trauma mi sembra assolutamente vivo, ma per provare a curare il mondo, per essere la cura che sistemerà questo mondo, Ellie sta andando avanti. E noi con lei, ovviamente. Dai, oppela. Oh mio Dio. Hey. Che succede? Che è successo? Ellie. Chi è? Cos'è? Aspetta, Ellie. Fammi me... Dio buono, metti sa scala. Sembrava un'esplosione di una bomba di quelle a chiodi. Questo devi vederlo. Cos'è? Ok, non era sicuramente uno zombie. Lì è un, scusa, un infetto. Ah! Mi stai prendendo in giro. È andata via? Ah, ok, scusami. Forza, muoviamoci. Guardala come sprinta. Oh, eccola. Che figata. Ti immagini su PS5 sta roba, che dopo aver messo la clip ho detto, minchia, ma che differenza abissale. Non spaventarla. Scusa. E cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Vieni, dai. Forza. Ciao. Andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Ecco, ricaricato l'entusiasmo.
Ricaricato l'entusiasmo, perfetto, via, via, via. Beh, cioè, per una che ha vissuto tutta la vita in una zona di chiusa di muri, Dio caro. Immaginati che roba deve essere vedere una scena del genere. Guarda quegli affari. E quegli affari. Allora? È interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Eh sì. Tra l'altro, ragazzi, io ve lo dico, mi ricordo che questa scena qui, questo screen qui, è stato lo sfondo della mia PS4 per veramente tanto tempo, perché io non avevo giocato The Last of Us la prima volta che è uscito su PS3, perché avevo l'Xbox al tempo, l'Xbox 360. Quando poi ho preso la PS4 è uscita la remaster e l'ho recuperato. Difatti, poi adesso lo sto giocando su PS5, ma è sempre il gioco di PS4 questo qui, per quello dicevo della differenza di grafica. E mi ricordo che questa, che adesso mi sembra una grafica comunque dignitosa, ma si vede insomma che è vecchia, ecco, si vede che è un gioco vecchio. Mi ricordo che quando l'ho giocato per la prima volta ho fatto questo screen qua, perché ero tipo basito, bocca aperta per la bellezza di questo scenario. Me lo ricordo molto bene. Ecco, quindi ci tenevo a raccontarvi questo aneddoto. Andiamo, Ellie. Che bellina lei, comunque, che con questa curiosità, ovviamente, della giovane età, diciamo che ricarica le energie in un amen. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. Vede quello che dicevo, che lei... So che è buona, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Beh, non devo neanche commentarle questo botta e risposta, no? Madonna, che brutto stato qua. Ma c'era una sorta di tendopoli qua, che è? Ah. Appena trovo un banco da lavoro, se ne trovo un altro, spero di sì, prima della parte finale, dovrei avere un bel po' di punti qua per potenziare, perché ne avevo schivato uno, cos'era, due episodi fa. Vediamo. Qui vuoi dirmi questo che non... Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Ecco qua, gli attrezzi a livello 5 si gode. Quindi vuol dire che secondo me qua in zona c'è... Guarda i colpi di arma da fuoco dopo che probabilmente i pazienti si sono trasformati, guarda.
Questo anche ve l'avevo già detto, cioè, a differenza di tante altre cose, questo mondo del gioco è veramente andato a puttane nel giro di un cazzo di weekend. E nella serie lo spiegano ancora in maniera migliore, no? Con la storia delle razioni di farina e che è partito tutto da lì, l'infezione. Vorrei trovare però il tavolo, perché se tu mi dai gli strumenti... A me viene da pensare che tipo... Eccoci qua. Oh là. Guarda lì. Allora, mappa. 25 di questi, 3 di questi e le frecce ce ne ho. Mappa della ZQ di Salt Lake. Ok, mi potenzio e ci risentiamo. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Oddio, la foto di Ellie... Me l'ha mostrata Maria. No, di Ellie, di Joel e Sara. L'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Dove l'ha tirata fuori? Vabbè. Eccola qua. Pensa a te se l'hai tenuta. Quella che avevamo detto di no a Tommy. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Beh, ma ormai però sembra che Joel abbia cominciato un po' a fare pace con il suo passato. Anche di questa cosa qui ne avevamo parlato un po', no? Sotto le City Military Zone Head Medical Evacuation Use Tunnel. Beh, sì, anche perché di qua non sembra molto... mamma mia, che cazzo ci sarà qua sotto, sta a vedere. Va bene, beh, sono potenziato, siamo armati, forza. Stavolta sarà diverso, me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro qui, ne sono certa. Speriamo, cara Ellie, perché gli Stati Uniti cominciano a finire, io te lo dico. Abbiamo fatto il giro da Boston, che è completamente a est, verso Salt Lake City, che non dico che è completamente a ovest, però, insomma, sì. Non è che ci sia tanto altro territorio degli Stati Uniti. Altre frecce che io ho già. Qui mi stanno fornendo roba per combattere, appunto. Appunto. È un bloater quello, eh? Cazzo sì. Cazzo sì che lo è. Allora, calma, eh. Proviamo a usare l'arco. E chi l'aveva visto sto qua sotto? E chi l'aveva visto? Allora, questo qua che fa sti rumori veramente inquietanti. Se non c'è Ellie, quella sei tu. Ok. Op. Vieni. Muore mica, oh. Oh, là. Mi stai dicendo di usare questo? Tu forse mi stai dicendo di usare questo, una delle poche cose che non ho potenziato? Va bene, adesso rimediamo, dai. Allora prendi queste che le usate. Vabbè, però non l'ho giocata male, eh.
Alla fine ho fatto praticamente tutta stealth. Cioè, lascia stare, sono molto fiero di me. Qui era cascata una... Eccola qua. Anche dei colpi, perfetto. Non saranno finiti, immagino, se mi lascia qui queste robe. È alquanto probabile che non siano finiti. Allora, usiamo maestro dei coltelli, va. Guarda, facciamo una bella grigliatina mista qua. Là. Ma non serve, credo, sai. Sta buono. Non sprecare colpi, Ellie. Che tanto morono da soli questi. No. Chill. No, sto ricaricando. Ecco, adesso bravissima, Ellie. Molto brava. Molto brava, Ellie. Bravissima. Ok, easy. Ok, anche l'animazione del fuoco, delle cose. Cioè, dopo aver visto la versione PS5, impallidisci guardando questa. Ma vabbè, no, guarda colpi qua che mi stanno dando anche troppo. Loro sono venuti fuori da qui. Vuoi dirmi che qui c'è qualcosa di interessante? Sono così tanti. Sì? Lo so. Chill. Li abbiamo fatti, chill. Non è che mi droppate qualcosa, no? Non voglio prendere fuoco, scottarmi. Ma hanno droppato un cazzo, sti infamaci. Guarda qui che c'è però. Bello. Pulito. Ok. Indietro. Oh cazzo, porco. Eh no, però qui sì, va bene l'entusiasmo, ma qua dobbiamo pensarla un po' meglio però, calma. Allora, tutto caricato adesso, secondo me. Allora, c'è un runner qui sotto, quindi arco per dargli un colpetto. Tanto lui non vede un cazzo, no? Abbiamo capito. L'unico che vede rompi i coglioni è questo qui. Ok. Adesso tira fuori il fucilazzo. Poi mattone qui. E il susseguente molotov, se possibile, che prenda tipo tutti. Bellissimo. Bellissimo. Madonna, godo. Perfetto. Aspetta. Ok, via. Ok. Chi è? Grazie Ellie, bravissima. Adesso i due figli di Troia mancano. No, ce n'è ancora uno. Come fanno a essere morto? A posto. Ecco. Adesso sei morto. Uno l'abbiamo seccato. Vediamo se one shot anche l'altro con questa. No, fa dei danni senza senso quella lì. Allora, tienici due colpi e piuttosto dagli una sbarrellata di questo. Ok. Ok, mi stanno, come vedete dai proiettili, giusto un minimo dando l'idea che devo usare il coso lì, il lanciafiamme. Credo che tu abbia ragione. Resisti e vinci. Beh, il fumetto, no? Sì. Ok, mi hanno droppato qualcosa da qualche parte che non ho visto, magari? No? Qua c'era qualcuno. Ah, qui c'è un po' di roba. Vabbè, bastava salire... No? 1, 2, 3. Perfetto, belli quei colpi lì.
Non è finito però, aspetta, c'è un'altra zona. Secondo me. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Oppa là. Ok. Occhio là sotto. Vabbè, neanche fossi a 74.000 metri d'altezza. No, su Joel, non oltre, ma su. Bravissimo. Qui da andare sott'acqua, no, perché lei no, lei c'ha la passeggiata lì forse, però. Dovrò cercare. Vediamo. È lì? Ah, tu sei ferma, bloccata là. Ah, no, no, vedi, vedi. Fa la brava. Op. Op, op, op. Op, op, op. No? Come le dico di salire qui? Allora, io qui probabilmente devo andare sotto. Sì, sì, sì. Qui vuol dirmi che non c'è niente da prendere, mi sembra strano. Però effettivamente. Sono dall'altra parte. Ok. D'accordo, arriva. Quale scala? Quale scala? Scusami, non l'avevo neanche vista. Sono andato sotto pensando di non so cosa fare. Ah, ok. Grazie Ellie, perché non l'avevo proprio visto. Fai scendere la scala, però qui. Eh sì, perché sennò. Ok. Io pensavo di dover cercare la solita cosa di legna, là, dai. Stai vicino al bordo. Lì è più bassa. Però là sotto c'è della roba. Ah, lasciamo che vada. Ah no, ma neanche lei sta andando di qua. Vabbè, allora non vedo perché ci debba andare io. Forse c'era una piastina delle luci, magari lì in fondo, ma. Ok. Non è questo il playthrough in cui si va a cercare. Oh. È morto? Ed ecco un'altra porta chiusa. Ma è. Da qua. Ma è morto o è seduto? Non ho mai visti questi seduti. Vabbè. Un'altra porta chiusa. Vorrei provare a sparargli, ma non voglio. Vabbè, ho 17 colpi, dai. È vivo, altro che. Ah. Ok, non è il caso di far passare Ellie per lì, allora non l'avevo visto. Sta buono un secondino. So, quanti colpi dobbiamo. Ah, vai Ellie. Va bene. Dammi il piede. Ok. Se il gioco pensava che io non l'avessi visto per farmi prendere paura una volta che Ellie era di là, non ha funzionato. Spoiler. È lì. Sì, forse il gioco pretendeva. Perché questa attesa così per venire ad aprirmi la porta. Siccome il gioco stava processando che mi ero accorto del clicker. Va bene. A posto. Un altro banco da lavoro. Bene, ma anche se in realtà bene. Ma non c'ho un cazzo da potenziare. Potrei potenziare giusto se ho un minimo di punti. E un minimo ce li dovrei avere. Il lanciafiamme. Che non ho fatto un cazzo. Potenziamo la portata, che mi sembra la cosa più importante. Visto che adesso me lo stanno facendo usare molto. Vai. Dovrebbe reggere. Sì, sì. I nemici non reggeranno, ma tu sì. Occhio alla testa.
E apri, apri col coltello, vai. Vai che c'è sempre roba goliardica qui dentro. Guarda qui. Allora, questo, questi sono 25, no, 10, peccato. Questo, quello al massimo. Sì, in realtà sono un po' tutto al massimo, devo dire, però le frecce invece no, per nulla al massimo. Le frecce, i proiettili di quella sono al massimo, ma forse devo ricaricare. Sì, esatto. Guarda, giusto due me ne servivano per essere al massimo. Perfetto. Ok, andiamo. Ehi, guarda. Eccolo là. Sì. St. Mary Hospital. St. Vincent St. Mary. No, quella è da un'altra parte. È nell'Ohio. Ok. Immagino che però non ci arriviamo. No, infatti. Allora. Sì, sì, no, scusa, non ti ho detto neanche più niente, ma sì, non andare da nessuna parte. Olè, di qua. City Water c'era scritto lì. Ah, eccolo il pallet solito. E quindi probabilmente devo portarla di lì, che poi lei va su e mi fa scattare la scala. Immagino sia questo l'iter. Dai, opera. Ok, salta su. Ok. Ole. Ok, ecco, ci sono. Fai attenzione. Come sempre. Ok. E adesso attendiamo, sperando non succedano cose. Che qua ogni momento è buono. Ho tutto carico io. Potrei craftare ancora una moto, una bombetta e un coltellozzo, dai, giusto proprio per tanto che aspettiamo. Vamonos. La scala si è staccata dal muro. Ora? Mi farà venire un'idea. E ora e ora potrei aver capito. Allora, secondo me su di qua, come abbiamo fatto quella volta ai tempi ancora di Tess, era forse. No, no, forse eravamo già senza Tess. Però insomma, per capirci, a inizio gioco, su di qua. Poi la riprendi qua. Con quale forza addominale, Joel, io non lo so. La porti di qua. Sempre con questa calma, veramente così. La appoggi giù. Tu scendi di qui, la prendi e la stendi per terra. Easy. Easy. Grazie, Ellie, gentilissimo. Noi eravamo già senza Tess, stavamo andando da Bill quando abbiamo fatto questa cosa. Sì, 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 me la ricordo. Lì dove diceva, oh, le lucciole! Eccoci! Cazzo, cos'è? Oh, cavolo. Condotto. Oh, avanti merda. Io. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Ho giocato abbastanza da Uncharted per sapere che uno di questi cose prima o poi si spaccherà. In qualche maniera. Ma magari questo non è Nathan Drake e, no, e non è Uncharted, eh. Per l'amor del cielo. Ok, dai. Sembrava fosse caduto per un attimo. Ti prendo. Vedi, ce l'hai fatta da sola. Ce la facevi da sola. Scendiamo da questa fare.
Vai. Ellie, muoviti! Eccala! Oh cazzo, non ho bruto triangolo! Vai. Merda, non avevo visto il primo triangolo. Vai. Joel? Non ho capito cosa devo fare. No, aspetta, non ci sono i tasti. Ah no, ok, stavo aspettando l'aiuto suo, ok. Bravissima. Oh, lei non sa nuotare, io ve lo ricordo. Vai Joel, vai. Donna, con tutta quella roba in schiena lì. C'eravamo già lanciati nel fiume, vi ricordo. Oddio. E già nel fiume l'avevamo scampata per un pelo. Prendila, che questa ha bevuto anche l'isonzo. Che vabbè, non capite la reference, però ok. Andiamo. No, siamo senza ossigeno anche noi. Oh, eccoci. Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Vi ricorda qualcosa questa scena? Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Continua a ripeterti queste stronzate.
scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto... Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Madonna mia, sto gioco. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì. Uccideranno Ellie per portare a casa una possibile cura. Sì, perché non ci avevamo effettivamente mai ragionato su, ma non è tanto il sangue che serve, come aveva parlato anche Ellie nell'episodio, cos'era, 2-3 episodi fa, ma serve un, diciamo così, le informazioni per provare a trovare una cura sono nel cervello, che è stato attecchito dal virus, dall'infezione, dal cordyceps. E ovviamente questa operazione la ucciderà. E qui può cominciare il dibattito. Joel non sembra per nulla contento della situazione, ma lasciamo i resoconti per il prossimo episodio, che sarà l'ultimo. Wow! E così siamo belli pronti, carichi per il 2 fra una settimana, tra una palla e l'altra. Grazie per essere arrivati fino in fondo, come sempre. A dopo, perché dovrebbe essere 13:30 e poi 18, quindi a dopo col finale.